Ciao amici di YouTube, eccoci nuovamente insieme per fare il nostro post del martedì mattina, di cosa ci siamo raccontati questa mattina. Beh, intanto vi faccio vedere il libro di cui abbiamo parlato, La giostra dei sogni di Claudio Rocca, che è venuto in studio da noi come ospite, quindi è venuto con me e da me. Abbiamo parlato un po' di misteri, ma anche di storie di folletti, di fate, di gnomi e soprattutto misteri legati a quelle che sono le nostre zone qui in Piemonte. Da lì, insomma, avete spaziato anche voi in quelle che sono un po', diciamo, le vostre storie delle vostre zone. Avete dato anche degli spunti proprio a Claudio su che cosa magari andare a scoprire maggiormente, anche storie e luoghi che lui effettivamente non conosceva. E intanto, insomma, ci è stato raccontato, ad esempio, da Peter che, insomma, quando era piccolo, sotto casa c'era un buco dove lui scende all'interno di questo buco. In questa stanza, e mano a mano che scende c'era sempre un buco e una stanza, un buco e una stanza e un buco e una stanza, e alla fine si è scoperto che, insomma, c'erano dei cunicoli che avevano, diciamo così, erano dei beati Paoli. A proposito di castelli anche infestati, beh, c'è stato Roico che ad esempio ha raccontato in qualche modo quello che lui sa, insomma, dei castelli infestati come quello della Rotta, quindi in questo caso siamo a Moncalieri e si dice fosse legato proprio ai Templari. Di lì vi siete un pochettino sbizzarriti. E appunto anche Peter ha così raccontato che nel passaggio di stanza, buco, stanza, buco, stanza, buco, alla fine ad un certo punto ha sentito anche un brivido venirgli addosso e quindi è dovuto risalire. Secondo me Peter era per il freddo che avevi preso, forse di scendere giù nelle viscere della terra, ma vero è che, insomma, questi folletti, questi fantasmi un pochettino anche nel nostro immaginario ci bloccano un pochettino anche le nostre visite nei luoghi, come si dice, infestati. Mega Naturista ci ha raccontato di un po' di storie, come quella del suo paese vicino all'aeroporto di Malpensa, dove nel XVII secolo c'erano moltissimi conventi collegati tra loro anche attraverso cunicoli sotterranei. E proprio di cunicoli sotterranei ci raccontava appunto Claudio, che anche qui da noi, anche nella mia città, insomma, si dice, o meglio, lui aveva visto anche un pezzo, si dice ci siano dei cunicoli che veramente in qualche modo colleghino tutta la città sotterranea e che poi portino fuori all'esterno, quando ai tempi c'erano le mura ed erano costruiti proprio per far sì che si potesse scappare anche dalla prigionia e comunque dalle guerre. Ancora veniva chiesto se anche di queste cose c'erano effettivamente, ci sono state delle ricerche storiche di questi, diciamo così, storie e leggende. Mega Naturista dice che purtroppo non ci sono tracce più di tutto quello che sono i cunicoli, e si dice che aleggiassero appunto all'interno di questi cunicoli delle masche gli spiriti di monache scomparse misteriosamente. A Mondello invece, ci dice Peter, c'è una casa dove è morta una bimba e se ci passi di notte alcune volte si vede una luce strana con le sembianze di una figura un pochettino che ti guarda, e si dice essere forse il fantasma della bimba. Sicuramente queste storie hanno, diciamo, reso anche un po' adrenalinica quella che è stata la nostra mattinata, ma insomma ha permesso anche, come si diceva, di conoscere un po' di storie legate ai nostri luoghi. Un'altra che invece Claudio non sapeva era quella del parco del fiume Ticino, dove si narra la leggenda del cerchio di San Maiolo, dove ad un tratto del fiume, proprio vicino a dove risiede Mega Naturista, si dicevano disparizioni di barche di pescatori.
Non so che cosa collegasse, insomma, le barche dei pescatori a quello che siamo andati a raccontare, ma mi avete dato anche le vostre ricette, come sempre, del vostro pranzo, e quindi Peter mangiava fagioli con le cotiche, dicendo che pensava che stanotte avrebbe fatto sogni strani, penso anch'io. Eugenio invece da ragazzino dice di essersi intrufolato più volte nei cimiteri di notte perché, insomma, gli entusiasmava a vedere i fuochi fatui. E questi fuochi fatui ne abbiamo anche parlato con Claudio, tant'è che ci sono anche delle leggende legate proprio a questi fuochi fatui. E devo dire la verità, insomma, anche l'entrare, diciamo così, nei cimiteri ha sempre affascinato molte persone, anche me abbastanza, tant'è che, insomma, in giro per il mondo ogni tanto in qualche cimitero ci si addentra per vedere soprattutto le tombe, quelle un po' più particolari. E poi arriviamo alla porta anche del diavolo che Claudio ci raccontava. Abbiamo parlato anche dei ponti del diavolo, questa porta che si trova a Torino e che Claudio ha visto in un suo viaggio della Torino Magica, ha fatto il fai da te, ma anche Eroico invece ha detto che anche lui aveva fatto il tour, ma l'aveva fatto con una, diciamo, associazione che era il tour di Torino Città Magica. Invece Frank ci ha portato così a conoscenza di un'altra storia che è della sua città, dove dice sempre che c'è quest'altra casa dove, insomma, dove nessuno riesce ad abitarci perché si dice che di notte succedano cose strane, rumori forti, quadri che cadono e quindi anche il proprietario in qualche modo non riesca a rivenderla. Questa un altro, ad esempio Giacomo che ci dice che anche vicino a casa sua ad Anagni c'è una casa che si dice sia infestata e tra l'altro sembra che avessero girato anche una puntata proprio di misteri. Ve la ricordate quella trasmissione che c'era su Mediaset che parlava appunto di misteri e andava un po' a scoprirli nelle varie, diciamo così, case in giro per l'Italia. Come sempre abbiamo anche un po' ricordato quello che è invece il nostro, diciamo così, anche obiettivo, quello di raccogliere tutte le foto, le immagini, le curiosità, le ricette da mettere tutte in un libro per poi poterlo stampare e quindi in questo senso così il ricavato donarlo in beneficenza per Natale difficile, mega naturista, ma magari nel corso del 2023 riusciremo insomma a fare una bozza. Nel frattempo che dire, devo dire che questa giornata è piaciuta a livello di misteri, tant'è che insomma nel concludere questo appuntamento intanto abbiamo ricordato che se avete delle storie particolari potete mandarmele a imacalibuno@libero.it dove io le girerò a Claudio che farà così anche lui delle ricerche, ma poi possono comunque rimanere come tema da trattare per insomma la prossima volta. Ci siamo detti che appunto con Claudio saremmo tornati a parlare di questo e di tanto altro, sempre legato ai misteri e ai nostri luoghi, per cui non mi resta che darvi appuntamento prossimamente alle nostre prossime dirette. Ricordarvi quindi il libro La giostra dei sogni, nel caso in cui lo voleste potete scrivermi e troveremo il modo, insomma, di spedirvelo, dato che in realtà acquista solamente qui a Savigliano. Va bene, con questo è tutto, quindi grazie come sempre per essere stata con me anche quest'oggi, per essere stata in compagnia mia e di Claudio in questo martedì mattina in cui spero i fantasmi questa sera siano spiriti benigni e cose allegre che vengano a trovarvi ma vi possano tenere compagnia. È tutto, un bacio e alla prossima, ciao!